Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Correa, nome che già si parlava da qualche settimana e che va a alimentare l'attacco dell'Inter, lui è il nome ufficiale proprio anche perché è arrivato ufficialità. Oggi sto girando questo video il 27 agosto, quindi è stato ufficializzato ieri. E in questi giorni si era parlato anche di Belotti e le soluzioni erano diventate due apposta anche perché Thuram si era fatto male e mi pare un altro giocatore a cui eravamo interessati si era fatto male, adesso non mi viene in mente il nome, ma comunque alla fine erano rimasti Correa e Belotti. Allora, partiamo dal presupposto che sono contento, cioè da un certo punto di vista anche per la formula, perché è pagabile in 3 anni. Un prestito di 1 milione, un obbligo di riscatto di 30 milioni, con qualche altro bonus, credo, però è pagabile in 3 anni. Ora non so bene in questi 3 anni come verranno pagati, se tipo 10, 10, 10 o in altri modi, ma comunque è pagabile in 3 anni e questo già è un fattore importante. Dal punto di vista tecnico è un giocatore che salta l'uomo, quindi un giocatore che noi non avevamo nell'Inter di Conte, perché a parte Kimmich, saltare l'uomo non era, diciamo, la cosa necessaria, cioè la cosa necessaria, il termine giusto per identificare Hakimi, perché lui era più un palla lunga e la inseguo, non saltare l'uomo. Però Correa è uno così, che salta l'uomo, anche Lukaku lo saltava, ma poche volte rispetto alle volte in cui ci sbatteva addosso. Il Tuku è un giocatore che comunque ha questa qualità. Purtroppo il senso del gol non è una delle sue qualità più spiccate, però i gol che fa, da quel che ricordo, sono pesanti, me ne ricordo tante volte in qualche derby, in finale di Coppa Italia, mi pare, e anche in finale di Supercoppa, se non sbaglio, tante volte con la Juve, col Milan, con l'Inter, mi pare mai ha segnato, però cioè, mi ricordo tanti gol importanti, che magari non consideriamo vittorie importanti. Quindi un giocatore che segna poco, non è mai andato in doppia cifra, ma con gol importanti. E questi che ho elencato sono tutti aspetti positivi, diciamo, del giocatore ed è per quello che mi piace. E che si può, cioè non è un top, ma si può alternare, abbiamo un reparto più completo rispetto all'anno scorso che dipendevamo soprattutto da Lukaku e Lautaro e poi se Sanchez non c'era, c'era Pinamonti o Perisic da come punta. Quindi così così, diciamo, come attacco completo, Lukaku e Lautaro insieme erano formidabili, ovviamente, probabilmente l'anno scorso una delle migliori coppie d'Europa, se non la migliore, però tra le prime tre, secondo me. E appunto questi che ho elencato sono gli aspetti positivi. L'aspetto negativo, appunto, è il senso del gol, che pecca, perché noi non abbiamo adesso un attaccante che ci fa più di 20 gol alla stagione, mentre dal 2000 probabilmente in poi ce l'abbiamo sempre avuto, perché da Milito, da Vieri, da Adriano, passando in mezzo Ibrahimovic, poi subito dopo Milito c'è stato Icardi e adesso dopo Icardi c'è stato Lukaku. Quindi abbiamo sempre avuto giocatori che una ventina di volte li potevamo fare. Adesso Lautaro non l'ha mai fatti, non l'ha mai fatti, no, non l'ha mai fatti. Correa non l'ha mai fatti. Dzeko non li fa da 4 anni almeno, però ovviamente Dzeko, adesso che è arrivato Correa, io suppongo che sarà un giocatore che giocherà le partite importanti, ma riposerà tanto, però sarà un giocatore essenziale nelle partite in cui sarà. E Lautaro Correa potrebbe essere il duo titolare, secondo me. Appunto, e poi abbiamo Sanchez, che non è un giocatore che segna, fa 20 gol a stagione. E quindi non abbiamo un bomber. Il nostro bomber dovrebbe essere Dzeko, ma a 35 anni. Non può essere un bomber. Per esempio, il Milan c'ha Giroud e Ibra che insieme dovrebbero fare uno da 20 gol, ma insieme. Noi non ce l'abbiamo uno insieme che fa 20 gol, perché Lautaro e Correa sono due tipi di giocatori diversi dal bomber. A meno che non trasforma Lautaro in un bomber, ma questo spetta Inzaghi. Infatti, l'unica cosa per cui avrei preferito Belotti è che è un numero 9, è proprio un numero 9. Tu lo metti là, alternavi Sanchez e Lautaro, Belotti e Dzeko, eri completo su tutti e due i punti di vista. Se volevi giocare come gioca Conte, però si vede che tra i due Inzaghi ha detto datemi Correa, e se lui dice datemi Correa, io mi fido di lui ovviamente.
perché è lui l'allenatore, è lui che sa come dobbiamo giocare, e se lui dice che giochiamo meglio con Correa, io mi fido ovviamente, non è che sto contestando l'acquisto assolutamente. Io tra i due avrei preferito Belotti più che altro perché è un giocatore che, a parte tutto, mi è sempre piaciuto. So che molti lo criticano, ma a me è sempre piaciuto come giocatore. E, è un giocatore che può arrivare a 20 gol, sì, ha una squadra adatta dietro. L'anno scorso, mi ricordo, col Torino, era lui che trascinava, andava dritto e cercava di risolvere i guai del Torino. Quindi è un giocatore che se gli dai una squadra dietro, secondo me ti può fare tanti 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 gol, perché è un numero 9, però un numero 9 forte, è un torello proprio. Secondo me con Lautaro sarebbe stata una gran coppia d'attacco e si poteva alternare con Dzeko, magari in partite in cui serviva più esperienza europea, più esperienza di gioco, mettevi Dzeko. E quindi per quello avrei preso Belotti. Però io ripeto, sono contento di Correa, se Inzaghi ha detto che è meglio, bene così. E spero segni tanti gol e ci faccia godere tanto, perché comunque ha affinità con Lautaro, è un giocatore che, ripeto, i suoi punti di forza sono molto il saltare l'uomo, il portare avanti la palla, il far salire la squadra e comunque anche servire tanti assist, perché mi pare che fa anche parecchi assist, quindi speriamo, speriamo che compensi. E niente, quindi sono contento, avrei preferito Belotti, questo lo dico sinceramente. Però va bene anche Correa, cioè uno dei due mi andava bene, però va benissimo Correa, tranquillamente, e speriamo che Inzaghi abbia ragione su questo. E sempre forza Inter, e ci vediamo alla prossima.